L'escursione di oggi ci porta in Val Corsaglia, una delle splendide vallate della provincia di Cuneo. In particolare, siamo diretti nel territorio di Frabosa Soprana e visiteremo la Grotta di Bossea, immersa nello scenario naturalistico delle Alpi Marittime. La grotta è caratterizzata dalle sue grandi dimensioni e dal suggestivo colpo d'occhio sui ripidi e frastagliati ambienti interni. Altra caratteristica saliente è la presenza al suo interno di una serie di fiumi carsici e cascate, di cui una, la cosiddetta cascata del lago Ernestina, di notevole impatto scenografico. La grotta è inoltre oggetto di continui studi in quanto considerata di alto valore scientifico. Le prime esplorazioni risalgono alla metà del 1800, ad opera in particolare di Domenico Mora e di alcuni valligiani. Occorrerà attendere il 1874 per l'apertura ufficiale al pubblico, prima o tra le primissime grotte in Italia. Ricca di processi speleogenetici attivi, in relazione alla forte presenza delle acque, è posta tra le più importanti grotte italiane. Altra caratteristica significativa è il ritrovamento al suo interno di 64 specie di animali cavernicoli, di cui una quindicina endemiche. Il ritrovamento di parti di ossa di orso ha permesso la ricostruzione di uno scheletro tuttora esposto nella cosiddetta Sala del Tempio. Ultima annotazione, la parte visitabile si eleva dai circa 836 metri dell'ingresso fino ad oltre 950 metri. Vi auguriamo buona visione! Thank you.
La nostra visita alla grotta di Bossea finisce qui, ma vi invitiamo a venire di persona. La visita guidata, infatti, descrive nei dettagli le caratteristiche della grotta e le tante curiosità che la rendono davvero particolare. Anche le condizioni di scarsa luce non permettono di apprezzare pienamente in video la bellezza degli ambienti visitati. Un grazie in particolare a Daniele che con rara perizia e competenza ci ha permesso di apprezzare tutto il bello della grotta. Augurandoci che il video vi sia piaciuto, vi invitiamo a visitare Bossea e se lo desiderate iscrivetevi al canale Andalas. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Nel ringraziarvi vi diamo appuntamento al prossimo video.